Anche nel piano di ripresa e resilienza, nel PNRR, abbiamo problemi che stanno scaturendo dalla guerra in Ucraina. Il costo dei materiali, il costo dell'energia purtroppo incidono anche sulla costruzione delle infrastrutture, sulla realizzazione di parte dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come governo, con due decreti negli ultimi 5 mesi abbiamo investito circa 30 miliardi di euro per mitigare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese della guerra in Ucraina. Il PNRR è anche una grande opportunità per lo sviluppo sostenibile. Il tema dell'incontro dibattito promosso dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais ha messo a confronto la politica con giovani imprenditori e professionisti nella sala dei baroni del Maschio Angioino. Un tema aggiuntivo poi è stato quello chiarito dal governo circa le criticità per l'attuazione del piano, che sono aumentate a causa della guerra in Ucraina. Ci sono degli effetti devastanti, come quello del grano, come quello dell'emergenza alimentare. Qui rischiamo che scoppino nuove guerre a migliaia di chilometri di distanza dall'Ucraina a causa del fatto che la Russia con le navi militari sta bloccando l'export di grano dai porti ucraini. Se oggi noi non aiutiamo le nostre aziende con un tetto europeo al prezzo del gas, avremo un problema enorme di competitività delle nostre aziende, perché in altri posti del mondo l'energia non costa come in Europa o come in alcune aree critiche come il Mediterraneo. C'è una grande attenzione nei confronti della città di Napoli, non ce la possiamo lasciare sfuggire. Dobbiamo essere insieme, tutti, capaci di risollevare le sorti della nostra città. Siamo consapevoli della difficoltà e della complessità del compito che ogni giorno stiamo affrontando, quindi grazie per circostanze come questa di stamattina, che certamente ci aiutano a focalizzare e a definire al meglio i perimetri dei problemi che dobbiamo affrontare. Abbiamo una sfida ed un'opportunità attraverso il PNRR per una trasformazione e una rigenerazione urbana delle periferie da degrado a città smart e sostenibili, ma per farlo dobbiamo intercettare i principali driver per uno sviluppo sostenibile, e oggi lo faremo attraverso un confronto con il Ministero, con l'amministrazione cittadina, gli imprenditori e i professionisti. Una declinazione sui giovani, che sono naturalmente una priorità trasversale in tutto il PNRR, ma che per la nostra città e per le azioni che dobbiamo mettere in campo deve avere un punto di riferimento e un focus importante. Quindi l'occasione di oggi, un confronto con gli imprenditori, i giovani professionisti della nostra città, è sicuramente un punto importante per capire quelle che possono essere anche per il Comune di Napoli le azioni strategiche da mettere in campo. Il tema del PNRR e della sostenibilità è estremamente attuale e richiama anche la responsabilità delle aziende a predisporre i presidi necessari a operare nella legalità, a collocarsi virtuosamente sul mercato e a cogliere le opportunità finanziarie del PNRR e la possibilità di predisporre utilmente i presidi necessari a collocarsi sul mercato e a lavorare nella sostenibilità. Ma è fondamentale che questo piano possa essere rappresentato da una serie di misure che vadano ad irrobustire la pubblica amministrazione e che quindi garantiscano agli enti locali la possibilità di ricevere questi finanziamenti, ma soprattutto di poter partecipare ai bandi e quindi di spendere bene i fondi e di spenderli fino all'ultimo centesimo. Per questo ciò che oggi arriva dalla città di Napoli è una richiesta anche al governo centrale di dare la possibilità di rafforzare la governance della pubblica amministrazione affinché si possa garantire un piano assunzionale di giovani competenti, capaci e professionali che possano spendere questi soldi e spenderli bene. È importante che ci sia anche da parte di noi commercialisti, che possiamo dare anche noi il nostro contributo aiutando le imprese in un percorso di attivazione e di realizzazione di tutti i piani legati al PNRR, per far comprendere anche agli imprenditori come sia importante investire nella sostenibilità, quindi la sostenibilità non solo economica, ma sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. Da questo punto di vista è necessario che ci sia sicuramente anche da parte dello Stato un aiuto concreto alle imprese con delle agevolazioni che siano chiare, che siano durature nel tempo, in modo tale che quegli investimenti fatti dalle imprese possano portare poi un ritorno nel corso del tempo. Noi dobbiamo necessariamente ammettere, riconoscere e porci nell'ottica di superare una problematica fondamentale, che è il rischio di infiltrazione mafiosa negli investimenti, nei fondi che saranno stanziati, negli appalti
che dovranno partire di qui a poco. Se non ci proiettiamo in questa ottica, rischiamo di partire col piede sbagliato. PNRR non deve essere solo un'occasione, diciamo, di corsa alla spesa, ma deve essere un'occasione per riflettere sul futuro dell'Italia e in questo caso di Napoli. Quindi grazie alle professioni noi iniziamo a intavolare quelle che sono le cose che avremmo dovuto fare prima, che invece il Covid ha bloccato, ovvero lo stimolo a un'idea di paese e di città che forse parte proprio dai professionisti che le vivono attraverso il loro contributo ai territori. Un confronto sul tema dello sviluppo sostenibile e di quelli che sono i driver, ovvero i vettori, le forze fondamentali che ci possono guidare verso un modello di sviluppo societario che sia basato su un'economia circolare e non più lineare, quindi uno sviluppo che possa consentire alle generazioni correnti di soddisfare i propri bisogni senza precludere alle future generazioni di soddisfare i propri.